pronto per la sagra del pesce spada a Bagnara Calabra, Presidente? Tutto pronto per il gran galà del pesce spada a Bagnara Calabra. E sono 59 anni quest'anno che a carattere continuativo, questa sagra, quindi sagra del pesce spada, come dici tu, viene fatta, messa in essere qui in piazza Matteotti a Bagnara Calabra. Quindi grande soddisfazione, grande lavoro. Proprio in questo momento, in questo periodo, ovviamente è tutto un movimento organizzativo, perché per dare vitalità a quello che è appunto il Gran Galà del Pesce Spada bisogna lavorare, e lavorare veramente in maniera ininterrotta. Quindi noi presenteremo il giorno 2 un momento culturale con la presentazione di un libro che parla della pesca del pesce spada, della caccia del pesce spada a Bagnara Calabra, perché abbiamo voluto fare questo, abbiamo voluto fare perché in questo ultimo periodo c'è molta confusione, quindi noi prediligiamo la nostra storia, che è la storia della caccia del pesce spada qui a Bagnara Calabra. Poi per quanto riguarda il sabato, ovviamente ormai è un consuetudine, noi facciamo il riconoscimento alla bagnarosità e non bagnaresità o bagnaroto, tanto per intenderci, perché riteniamo che un bagnaroto merita un'attenzione particolare, bagnaroto e bagnarota, per la sua attività pregressa e per aver dato a Bagnara una socialità e anche un momento economico attraverso il proprio lavoro. Poi è chiaro, alla domenica c'è la degustazione, che, come dicevamo e sapete tutti, è affidata ancora una volta al Lopez Daniele, che sostanzialmente non è altro che lo chef che ha contribuito fortemente ad ottenere il marchio di sagra di qualità. Quindi c'è tutto un compendio di azioni che ovviamente ci porterà a lavorare prima, ma poi a concludersi con una grande soddisfazione da parte mia, e non solo da parte mia, da tutti coloro che fanno parte del consiglio di amministrazione. Quindi un ringraziamento a loro, un ringraziamento a tutti coloro che verranno a Bagnara, ma non solo a Bagnara per la sagra, per la degustazione, ma io inviterei tutti coloro che intendono passare qualche giorno spassionato di ferie di venire a Bagnara e gustarsi la nostra cittadina.